Uomo e fauna selvatica, un unicum oppure fonte di conflitto? È cronaca di oggi che sempre più spesso sentiamo del conflitto con la fauna selvatica, ma questo conflitto è dovuto da cosa? Sostanzialmente è legato all'incapacità ormai di leggere il comportamento animale. Dove si studia il comportamento animale? Il comportamento animale si studia nella nostra università, ad esempio, attraverso le neuroscienze e la neurofisiologia e altre discipline ad esse correlate. Lo studio del comportamento animale ci permette di capire tante cose, ad esempio un lupo per quale motivo potrebbe morsicare. Le morsicature che un lupo potrebbe infliggere all'uomo sono essenzialmente ricomprese entro due grandi categorie, quella legata a una patologia, cioè all'infezione dal virus della rabbia, e sono la maggior parte delle poche aggressioni che avvengono nel mondo, e quelle non legate al virus rabbico. Queste sono quelle che ci interessano di più per capire come funziona il conflitto appunto antropico con questi grandi carnivori, e possono essere essenzialmente ricomprese in due categorie. Provocato e non provocato. Nel caso del provocato abbiamo morsicature che sono legate, ad esempio, alla disciplina, si dice così nella letteratura scientifica, cioè vuol dire che l'animale infastidito per un comportamento umano potrebbe avvisare l'uomo infliggendo lievi pinzature, si dicono così, o dei graffi o delle brevi morsicature. Nel non provocato invece rientra tutta la sfera alimentare, che è rarissima, quindi i casi in tutto il mondo di morsicature non legate al virus rabbico sono nell'ordine di una decina o poco più. In questi casi quindi è importante anche fare delle misure, ad esempio le misure dei graffi, delle morsicature, studiare attentamente se sono disponibili dei video, cercando di ricostruire la scena comportamentale. Ad esempio anche in un video di pochi secondi si può osservare un comportamento ambivalente, cioè l'animale è combattuto tra due scelte, se proseguire in un'azione oppure ritirarsi. Quindi tutti questi elementi che ho così brevemente indicati saranno anche fonte di preparazione in uno dei nuovi corsi della nostra università, e quindi verrà inserita una parte di criminalistica animale, dove verranno studiate proprio le tecniche con le quali si va a investigare le lesioni prodotte da un eventuale conflitto con un animale o aggressione con un animale, e tutti i metodi ad esse collegati, ad esempio con lo studio della genetica, o lo studio del movimento o appunto delle altre caratteristiche.